Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Io sono troppo contenta perché, da come vedrete dal titolo, oggi faremo, e questo è proprio il primo video di Natale che io registro, quindi sono troppo felice. Ho deciso di iniziare questo primo video natalizio con il calendario dell'avvento degli M&M's. Però prima di iniziare a spacchettare, prima di mettere quattro caselle perché io devo fare colazione. Sono le 9:40, mi sono svegliata tardissimo e con una fame assurda. In questo video ho due regole. Uno, mangiarci tutto il calendario dell'avvento. Seconda cosa, io ho due bonus, perché sono io. Allora, latte con le proteine pre e post workout, insieme ai dolcetti. Questo mi è concesso. Sono troppo felice, infatti questo video è delle 24 ore, spero che finirà domani e non tipo farò tipo 12 ore, che tipo 12 ore lo divoro. Può anche succedere questo nel mio canale. Mi devo muovere perché devo scendere prima delle 11 e devo registrare anche un altro video. Top. Allora, io spero che si vede tutto. La prima casellina, eccola qui, oh. Io spero che si vede. Questo video voi lo vedete il 1° dicembre, quindi vi dico già che dal 1° dicembre in poi seguiranno 31 video. Se tutto va bene. Casellina numero 2, perché i calendari dell'avvento, anche se di 24 ore, si aprono a giornata, no, prima questo. Allora, Bonti, io questo l'adoro, questo mi piace un po' più. Sono troppo felice perché queste cose non le mangio mai, quindi. Fece un video protein original bar versus protein bar. Andatelo a vedere, raga. Io un'altra casellina. Le aprirei proprio la 4. Non ci facciamo mancare niente, anche la caramellina Snickers. Non sarà buona la caramella? Thank you.
parte, quindi della colazione avevamo mangiato 4 prodottini. E quindi niente, io adesso vado a fare il mio giro di commissione e quindi ritorniamo per pranzo, che penso che per pranzo apriremo 4 caselline e poi come post workout, pre-workout ci regoliamo. Quindi adesso scendo e noi ci vediamo dopo. Eccoci qui, oh, per l'ora di pranzo, sono le 13:23. Allora, io direi di aprire la casellina numero 5. Dove stai? Oddio raga, non la vedo. 24, 4, eccola. Eccola qui, casellina numero 5. Spero che si veda. Questo mi andava tantissimo di provarlo. È della Milk Way. Eccolo qui. Sinceramente non ho idea. Mai provato, sono sincera. Morbido. Oddio. Troppo buono. Fenomenale. Il 6 sta qui giù. Twix. Eccolo qui. Ma non so perché. Come l'hanno? Ah, ma perché si apre qua. Twix. Andiamo con la casellina numero 7. Aspettate. Io spero che si vede. Che cos'è? È uno sneakers. Devo dire che stamattina quello che ho mangiato mi è saziato tantissimo. Infatti sono scesa, sono andata a prendere un caffettino con la mia amica dopo che abbiamo fatto tutte le commissioni. Solo caffè, perché la stamattina non ho preso il caffè, me ne sono andata perché mi sono messa a registrare altri video e non avevo preso il caffè. Grave. L'8 sta qui, oh. Marò. Ok. Bonti, 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 bom, bom, bom. Ma perché ne mangiamo 5 e poi altri 5 ne abbiamo dopo? Il bonti è troppo buono. Ah, voglio dire una cosa, che lei... lui la mascotte di Natale, bellino, mamma mia. Poi 8, apriamo anche la 9. Eccola qui la 9. Aspettate raga, ok, Mars. Concluso, ne ho mangiato 4, ne ho mangiati, quindi dopo ne apriamo, quindi dopo ne apriamo 5 e poi nel post workout, vabbè, quindi dopo continuiamo ad aprire l'altro calendario, l'altro, sì, continuiamo ad aprire le altre caselle. Eccoci qui con il pre-workout, spero che troviamo qualcosa di buono, però c'è nel senso più consistente, perché devo andare a affrontare un allenamento tra mezz'oretta, perché vado prima a scuola guida e poi vado in palestra. Non ho preso il telefono perché sta a caricare, ma sono le 15:57,
Qui, da come avevo detto già stamattina, latte con le proteine, anzi mo bevo un po'. Allora, io mi sono fermata alla casella numero 9, quindi dobbiamo aprire la casella numero 10, che sta qui, oh. Dove stai? Oh, oh. No, vabbè. Troppo contenta. Gli M&M's sono tutte Pinutto. Mio Dio, eccolo qui. No, vabbè, burro d'arachidi. Sì, burro d'arachidi. Basta, però, guardate qua. No, vabbè, no. Spero di riuscirmi ad allenare bene. La mia preoccupazione sta un po' non nella giornata ma nell'allenamento, che ce la faccio. Che comunque tutta sta cioccolata, tutti i zuccheri. Allora, questa è la 11. Ok. Sì, che bello! Un altro di questo! Milk Way. Ah, io questi li adoro, cioè mi piacciono troppo. Poi. Dove stai la 12? Eccola qui. Che poi ho preso pure le proteine a biscotto e cioccolato. Cioè, proprio bene, figlia. Vabbè, mi devi dire un piccolo di fermo. Snickers. Vabbè, di se non muori oggi, non muori. Il 13 sta qua giù. Tette! Ah, molto grandi le confezioni, la verità. Questi sono gli Smarties, però sono belle le confezioni. Cioè, pure questo è molto bello. Però queste mini raglie, oddio, scusate, un po' di rosso di spoiler. Ormai abbiamo trovato tutte le cose, ma dobbiamo trovare solo i doppioni. Cioè, ma giustamente. Marò, da quanto tempo non mangio di Smarties? Quello qui. È da una vita che io non mangio gli Smarties, perché di solito non li prendo mai perché non mi fanno impazzire. Prendo sempre gli M&M's, questi qui con... Non mi dice che c'è sta dentro. Arachide, sì. Ok, ora ci mangiamo l'ultima cosa, che è la 14.
potevi mettere qualcosa, una caramellina più leggera, un bel Bounty per distinguere tutte queste cose dolci, eh no, tutte queste cose al cioccolato, scusate, ma sto perdendo il colpo. Marzo, la mia bella tazza di latte con le proteine, vado a scuola guida, fortunatamente oggi solo quiz, poi vado ad allenarmi, ritorniamo qui stasera penso verso le 7:30-8 e vediamo, che vi dirò come è andato l'allenamento e poi continuiamo ad aprire il calendario dell'avvento. Eccomi qui con la cena, sono le 19:32, oddio scusatemi, ci sono i messaggi. Beh, sono le 19:32, spero che vedete l'orario, ma secondo me no. Vabbè, comunque, eccomi qua con la cena e quindi con il mio post-workout. Oggi è andata davvero bene, bene, bene. Io non pensavo che mi sarei allenata così bene, comunque con tutti questi zuccheri in circolo nel mio corpo. Invece, devo dire la verità, sì, io infatti sono rimasta molto, molto, molto sorpresa. E quando mi alleno bene, quando sono contenta, felice e tutto, io mi alleno davvero bene, quindi adoro. Per questo ho cambiato l'orario. Ho cercato di riposarmi di più e andare proprio in palestra senza pensieri, con calma, senza fretta, e adoro, adoro, adoro. Eccomi qui con il mio bel tazzone di latte con le proteine. Ah, buono, buono, buono. E quindi siamo arrivati alla cena. Non so se farò il pre-nanna, quindi ci mangiamo adesso un po' di cioccolata, un po' di cioccolata, e poi ne conserviamo due per domani mattina, perché giustamente il video è delle 24 ore. Io non voglio spostare il cavalletto. Mentre stavo in palestra è arrivata anche un'altra softbox, io sono super 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 contenta. E quindi dove mi sono fermata? La 14, apriamo la 15, che vedendo le dimensioni io ho già capito. Olè! Che bello! Adoro. Troppo contenta, sono gli M&M's. Ah, adoro. Devo dire che questa challenge, un po' come tutte le altre, non mi è pesata, cioè... Bello, mi piace. Ce ne saranno altre? Un po' così è perché sto veramente stanca. Io spero che si veda tutto. Per questo penso di non fare il pre-nanna, perché sinceramente voglio mettermi proprio a letto. Voglio lavarmi, sistemarmi, mettermi a letto col telefono a calduccio, vedermi qualche video. Ne ho proprio bisogno. Allora, apriamo la 16. Bounty! Allora, io sono troppo contenta quando trovo il Bounty. Troppo, troppo buono. 16, 17. Comunque ragazzi, sto fatto che io mentre apro la casella giro dietro e tengo gli spoiler, ma perché? Poi quando arriveremo a un altro calendario vi dirò una cosa, cioè addirittura ce l'avevo avanti gli spoiler, beh, ma tutto a posto. Comunque sneakers, perché già so che mo di quel coso buono che mi piaceva tanto, quello lì, io... Milky Way, ce ne sono solo due, quindi non li incontro. Bello grande.
Twix. Ma immaginate se non sto nell'inquadratura. Gli altri si fanno i problemi, oddio, ma mi crescono i brufoli, oddio, no, non ce la farò, oddio. Io mi creo il problema che non sono nell'inquadratura, cioè sono normale. Poi la 24 e la 21 è grande. Vabbè, basta. 19. Io e le mie riflessioni. Oh. Oddio. Ma no, pensavo che avevo aperto tutto il calendario, pensavo che l'avevo rotto. Ok, no. Mars. Qualcuno vuole un Mars? Oh. Ma perché i Mars sono così? Io magari non tutto. Cioè, guardate i Mars come sono. Vecchi, ho finito. Domani vi faccio vedere, anzi dopo vi faccio vedere anche le calorie totali del calendario dell'avvento. In più, vabbè, ho aggiunto pure latte e le proteine. Vi faccio vedere anche i macros e così vi faccio rendere un po' il conto. Io sono rimasta un po' scioccata. 19, 20, oh, 20 grande, aspettate, sono gli Smarties, spoiler, sono cattiva, oddio, aspettate, non voglio romperlo tutto, non è vero, fatele qua. Sono una bimba felice, perché io questi li amo. Però è brutto questo, non mi piace il personaggio. Non fa niente. Di questi ce ne sono di più. Con me. Più aumentano i giorni, più ci avviciniamo, che questo è 20, più aumentate con gli M&M's. E si fa? Non si fa. Palla apposta, due blu e due arancioni. Che io non trovo pasta qua. Allora, 20, apriamo anche il 21. Smarties. Smarties. Comunque ragazzi, secondo me questo per il momento mi piace come calendario. Cioè, tipo l'anno scorso ho provato tanti calendari dell'avvento, ma secondo me questo è uno dei più belli. Cioè, nel senso, è uno di quei calendari che vi sazia molto di più. Perciò secondo me non ho avuto il senso di fame, ma proprio 0. Cioè veramente io ogni volta che io mi sono seduta qui, io con una voglia di aprire il calendario dell'avvento, cioè ve lo giuro, no, quella cosa, oddio, manco lontanamente, cioè proprio una cosa che dicevo, oddio, devo andare a aprire il calendario dell'avvento, anche se sapevo che bene o male mi uscivano sempre le stesse cose, però mi piace sto fatto degli M&M's che comunque cambiano, una volta trovo lo Snickers, una volta trovo il Bounty, invece tipo per esempio no, Kinder, no, cambia la forma, ma la sostanza alla fine è quella. Cioè invece qua più trovi il caramello, più trovi il cocco, più trovi l'arachide. Invece tipo, che ne so, Kinder, è sempre la stessa cosa. Infatti, secondo me, spoiler, gli altri calendari dell'avvento, ma specialmente due, farà fame. Che Smarties sono molto buoni. Li ho rivalutati. Allora, visto che siamo a 21, io aprirei la 22, spero, in un Bounty, ma già so chi uscirà. Io voto per
Io voto per Mars. Secondo me esce il Mars. Apriamo il 22. Chi è? Mars! È uscito il Mars! Cioè, sono anche nuove gente, raga. No, vabbè, adoro. Ma oddio, ma che è il Mars, Marco? Cosa è passato? Ma raga, questo è il video più bello della storia, veramente. Ultimo, e poi noi ci vediamo domani mattina per aprire due caselle, la 23 e la 24. Ma ci vediamo dopo, che io vi devo dire, regalo dietro il calendario. Giulia, ma che stai facendo? No. Il totale di questa challenge è, tra cui sia tutto il calendario dell'avvento, che ha 1208 calorie. Quindi vabbè, ho aggiunto latte, latte e le proteine. In totale la mia giornata è di 1531 calorie. Vabbè, quei due domani, vabbè, chi se ne frega. Io l'ho messo tutto, sono 24 pezzi, ho messo tutto. Allora, per un totale di proteine sono arrivata oggi alla quota proteica di 61 grammi, carboidrati 170, fibre 0, zucchero 154, quindi ho sforato di 50 grammi di zucchero. Per quanto riguarda i grassi, ho sforato di 13 grammi, perché sono arrivata a 65 grammi di grassi. E vabbè, grassi saturi, dovevo arrivare a 30, ne ho sforati di 21 perché sono 51. Però sinceramente, raga, devo dire la verità, che tutto sommato niente male, perché pensate che mi sono allenata, sono quasi 10.000 passi. Quindi fatevi voi un po' il conto. Quindi niente, io vado a buttare tutte queste carte di prima e adesso. Finisco il mio latte e vado a Ninna e noi ci vediamo domani mattina per aprire il 23, la casella numero 23 e la casella numero 25. Sei, buonanotte giù, ho sonno, 23 e 24. Buongiorno, eccoci qui per l'apertura delle ultime due caselline. Sono le 8:39, giorno 28 novembre, ieri era 27 novembre. Sono le 8:33, stamattina proprio in calcio d'angolo, perché ieri abbiamo iniziato il video che erano quasi le 9:30. Oggi è 8:33 perché devo entrare più tardi a scuola. Allora, quindi io direi di aprire la casella numero 23 e la casella numero 24. Allora, la 23 sta qui, oh. Ok, eccola qui, la 23, un botti. Devo dire che chiudiamo proprio con il botto. Qui il botti. E cosa si nasconderà dentro l'ultima casellina, che è la 24? Andiamo a scoprire. Che bello! Io me ne... calendario è tutto aperto. Io posso dire che mi sono divertita molto a registrare questo video. Devo dire che non mi è pesato per niente, quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Se questa tipologia di video vi piace, mi raccomando, un pollice in su, iscrivetevi al canale e seguitemi su Instagram. Ciao!